Ricordare la tragedia della Shoah vuol dire rafforzare la nostra coscienza civile contro la cultura dell'odio e l'antisemitismo. Soprattutto significa trasmettere i valori della libertà, della pace e del rispetto alle nuove generazioni, per combattere i negazionismi, per combattere la cancellazione della memoria collettiva, per chi ancora oggi fa finta di non vedere. Sono 77 anni trascorsi da quando si aprirono i cancelli di Auschwitz-Birkenau, il prototipo delle fabbriche della morte. Ci sembra necessario citare Primo Levi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. E noi sappiamo bene, è nell'ora più buia che l'alba è vicina. Anche Primo Levi, come scrittore chimico, combatteva su due fronti. Il primo fronte, quello della volontà di chiarezza e di ordine, di moralità e ragione. E l'altro fronte, l'enigma delle tenebre, l'infezione cosmica dell'annientamento e del caos. Perché la civiltà di cui ci vantiamo talvolta è una patina, una veste. Viene un falso profeta, te la toglie di dosso e tu, nudo, ti riveli un mostro. Il più crudele degli animali. Così, qui e ora, ancora una volta, apriamo il sipario sulla storia e oltre il colore della pelle, oltre la religione, torniamo a condividere il pane della libertà, la pace, lo sguardo e l'abbraccio del fratello, in un mondo senza i muri di ferro spinato. Cara Kitty, questa mattina mi hanno continuamente disturbata e quindi non ho potuto combinare nulla. Fuori è spaventoso. Di giorno e di notte, quei poveretti vengono trascinati via, senza poter portare con sé che un sacco da montagna e un po' di denaro. Durante il viaggio gli tolgono anche quel po' di roba. Le famiglie vengono divise. Gli uomini di qua, le donne di là, i bambini da un'altra parte. I bambini venendo a casa da scuola non trovano più i loro genitori. Le donne tornando dal far le spese trovano la casa sigillata. E la famiglia scomparsa. Anche gli olandesi cristiani hanno paura. I loro figli sono spediti in Germania. Tutti vivono nell'angoscia. E ogni notte centinaia di aviatori passano sull'Olanda, diretti verso le città tedesche, e là arano la terra con le bombe. E ogni ora cadono in Russia e in Africa. Centinaia, migliaia di uomini. Nessuno può starne fuori. Tutto il mondo è in guerra. E sebbene vada meglio per gli alleati, non si vede ancora la fine. E noi stiamo bene, meglio che milioni di altre persone. Siamo ancora tranquilli e sicuri. E come suol dirsi, ci mangiamo il capitale. Siamo così egoisti che parliamo di un dopoguerra. Ci rallegriamo pensando che avremo vestiti nuovi e scarpe nuove. Mentre veramente dovremmo risparmiare ogni centesimo per aiutare gli altri, dopo la guerra, a salvare quello che è ancora salvabile. I bambini qui vanno in giro con blouse leggere e zoccoli ai piedi, senza mantello, senza berretto, senza calze.
e nessuno che li aiuti. Non hanno niente in pancia e masticano carote. Lasciano la casa fredda per scendere nella strada fredda e andare a scuola in una classe ancor più fredda. Si è arrivati al punto in Olanda che moltissimi bambini fermano i passanti in strada per chiedere un pezzo di pane. Potrei passare delle ore a raccontarti le miserie portate dalla guerra, ma ciò mi rende ancor più triste. Non ci resta altro che aspettare tranquillamente, finché si può, la fine di questa miseria. Aspettano gli ebrei, e aspettano i cristiani, tutto il mondo aspetta. E molti aspettano la morte. La tua, Anna. E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? I mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli, e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Dove sarà Edith Stein? Dove sarà? E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, nel Carmelo di Echt. Più si fa buio attorno a noi, e più dobbiamo aprire il cuore alla luce che viene dall'alto. Era il 27 gennaio 1945, quando i cancelli di Auschwitz-Birkenau si aprirono e si scoprì così l'orrore commesso dalla crudeltà dell'uomo. I milioni,
tra uomini, donne e bambini, furono sterminati in campi di concentramento, in cui la loro esistenza diventava solo un numero. I discorsi d'odio e di discriminazione divisero le persone tra un noi e un loro. Si diffuse un'ideologia di sopraffazione e di violenza, che portò all'esclusione di ebrei, disabili, omosessuali, rom e non pochi cristiani da tutti gli aspetti della vita sociale. Tutti coloro che erano considerati diversi o anche oppositori politici erano privati della libertà. Sono molti i viaggi della memoria che ogni anno portano studenti e adulti a capire il nostro passato, affrontare il presente ed essere responsabili del futuro, per non essere indifferenti di fronte a chi opprime le libertà di altri. Anch'io faccio parte del progetto Treno della Memoria, dapprima come partecipante e ora come educatrice, e solo dopo che si visitano questi luoghi posso dire che si inizia davvero a comprendere la necessità di difendere e trasmettere la memoria. È forte il mio impegno nel coinvolgere i ragazzi in un percorso di crescita e di formazione, che li porterà ad essere cittadini attivi nel presente, consapevoli di promuovere un clima coeso, fatto di rispetto e comprensione. Ad Auschwitz regna il silenzio. Un silenzio che crea rumore nelle coscienze dei ragazzi. I memoriali, nelle città di Berlino, Praga o Budapest, le camere a gas, i forni crematori, sono luoghi che parlano. Parlano di orrori commessi e milioni di vite distrutte. Sono tanti i ragazzi che dicono che questo viaggio crea in loro un cambiamento, un senso di responsabilità, che li rende testimoni di memoria e ad agire nel presente per contrastare l'indifferenza e l'odio. Non è possibile che ancora ad oggi ci sia una strumentalizzazione della Shoah. Non è possibile che ancora ad oggi le persone siano giudicate e discriminate per la loro identità, per la loro essenza. Ecco, bisogna fermarci e ricordare. Sentirci responsabili affinché tutto non vada perduto. Occorre parlare. Occorre testimoniare. Occorre portare gli altri a riflettere per costruire un clima di rispetto e comprensione reciproca. Papa Francesco afferma che ricordare è espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e fraternità.